Lei in queste motivazioni, stese in addirittura 641 pagine, dico bene, sì, sì. Viene definito il mediatore e lo specifico canale di collegamento fra Cosa Nostra e Berlusconi. Nuzzi, fin qui ho detto bene. Vedremo. Questa è una delle teorie della Procura di Palermo che la Corte di Appello ha fatto sua. Io ho già spiegato qual è il mio collegamento con Cosa Nostra, che naturalmente non è consapevole da parte mia. Io ho conosciuto una persona, il famoso fattore o stalliere di Arcore. Ecco, cioè, io ho conosciuto Vittorio Mangano. Vittorio Mangano. Io intanto sono un palermitano della media borghesia, non ho niente a che fare con Cosa Nostra, non c'è nessun precedente nella mia famiglia che possa essere riferito a queste cose o a delle, diciamo, colpe di carattere penale di nessun genere, e ho vissuto tranquillamente tutta la mia vita facendo le cose che dovevo fare normalmente. Quando cerco una persona per la villa di Arcore, dove c'era un parco, cavalli, cani, eccetera, una persona di livello che poteva essere in grado di gestire queste cose, mi sono ricordato di una persona che ho conosciuto a Palermo. Che sapeva essere già stata una mezza dozzina di volte in carcere. No, assolutamente no, questo non si sapeva, ma non lo sapeva nessuno. Frequentava la famosa squadra di calcio di Palermo di cui Eppure quando lavorava ad Arcore vennero i carabinieri a cercarlo per fargli scontare dei residui di pena. Sì, vennero dopo, quando noi... E voi lo avete riassunto residui di pena? No, ci sono molte cose proprio delle palle, mi scusi, grosse, che ogni volta mi stanco di confutare continuamente. Non è mai stato riassunto. Mangano è arrivato ad Arcore nell'aprile o maggio del 74. Va via nel dicembre dello stesso anno, perché lì, a seguito del rapimento poi fallito del principe D'Angelio che usciva dalla casa di Arcore, venne arrestato, ma non per quel rapimento, ma per altri reati, mi pare per assegno a vuoto, cose del genere. Quindi scopriamo lì, a dicembre, che Mangano, che era venuto messi in casa una persona diversa da quella che pensavate. Che era venuto ad Arcore con la famiglia, con la moglie, due figlie, la suocera, aveva iscritto le figlie a scuola, frequentava la vita, diciamo, del paese di Arcore regolarmente, abbiamo scoperto lì, è andato via e non è più venuto. Quindi il discorso con Mangano si chiude lì. E allora come mai, mi scusi, dobbiamo andare in pubblicità e dopo chiederò a Nuzzi di procedere, ma prima glielo devo chiedere, se il discorso con Mangano si chiude addirittura nel dicembre del 74, dicembre lei dice, 74. Pochi mesi dopo l'assunzione, come mai lei lo ha incontrato tante altre volte, perfino nel 93, dopo che lui aveva scontato anni di carcere? Ho già risposto a questo, non è vero, non l'ho incontrato tante volte, era rimasto un contatto, come ovvio, una persona che era stata dipendente lì, che telefonava, era stato vicino anche ai figli di Berlusconi, quindi le figlie giocavano con i figli di Berlusconi, era in un certo senso anche affezionato anche perché casa. Lui li accompagnava a scuola, quindi una responsabilità. Sì, quindi chiamava e diceva come sta il dottore, come stanno i bambini, io rispondevo, ero assistente di Berlusconi all'epoca, e quindi non è che c'è stata frequentazione, ammesso e non concesso che diciamo fosse stata una colpa o un reato frequentarlo, perché io ripeto, fino ad allora non si sapeva che Mangano era legato, e non lo era di fatto a Cosa Nostra. Diciamo che perlomeno dal dicembre del 74 lo si è saputo. In quegli anni c'erano 70 sequestri a Milano all'anno, no? C'era una paura, infatti secondo la procura voi prendeste Mangano a difesa. No, ma ci ha confermato, il senatore tutela. Ci ha confermato che Vittorio Mangano accompagnava a scuola i figli di Berlusconi, eccetera, quando c'era pericolo di sequestro. Ma se era incensurato, perché sceglie un incensurato e non perché sceglie un uomo vicino a quelli che potevano sequestrare? Non è vero. Mangano era un esperto di cavalli, riconosciuto anche in sentenza d'appello, esperto di cavalli. E si occupava di cavalli nella villa, era esperto di cani e allevava mastini napoletani nel parco di Arcore, quindi era uno che aveva una professione. Poi non è che c'era all'epoca questa grande preoccupazione dei sequestri. Berlusconi, quando è andato via Mangano, si è dotato di un corpo di guardia, va bene,
E pensi un po', tanto era mafioso Mangano, o comunque quando era con noi, tanto poteva essere mafioso, che l'unico furto che è successo a Villa San Martino ad Arcore è stato quando era presente Mangano. E tutti i mezzadri, quando c'era Mangano, stato un mafioso, si licenziarono, no? Se lo ricorderà. Chi? Insomma, i mezzadri, gli addetti, gli operai, quando c'era Mangano a Villa Berlusconi. Nessuno, sì. Ma da dove le trae queste notizie? Lei è vero che se ne occupa da tanto tempo, ma non esiste. Vada ad Arcore a chiedere nelle cascine di Villa San Martino come era considerato addirittura Mangano. Lo adoravano perché era uno che si curava anche delle vecchiette lì che ma in soli, fare. In quindi, soli no, sei a mesi noi non tutto appariva questo per niente. Non mi tornano i conti. Sì, lei prima ci ha detto che dall'aprile 74 al dicembre 74 e poi più nulla. Confermo, a me risultava... Confermo. Potrò sbagliarmi che invece lui è rimasto lì fino al 76, ma evidentemente il rapporto è proseguito. In sei mesi è diventato il mito delle vecchiette. Sì, sì. Ma dai. No, ma glielo dico io. Era perché, ma guardi, se uno arrivato da pochi giorni gli affidi i figli di Berlusconi che sono a pericolo di sequestro, quello appena arrivato da Palermo, uno sconosciuto, gli metti in mano ad accompagnare a scuola i figli. Ma lì era una cosa normale, perché era una famiglia, non è che ci fosse allora organizzazione di chissà che. Accompagnava anche la moglie di Berlusconi qualche volta, cioè si prestava, era lì a disposizione come tutto il personale, che faceva di tutto, faceva il cameriere e anche l'autista. Senatore, io volevo farle una domanda fondamentalmente, perché credo che ci siano, al di là del giudizio, lo deciderà la Cassazione, anche se oggi noi abbiamo un giudizio di merito, perché noi abbiamo una sentenza d'appello, quindi la Cassazione valuterà i lambicchi di diritto se il processo si è svolto correttamente. A me quello che ha sorpreso e amareggiato, come cittadino, dico, è il fatto che lei non ha mai preso una posizione netta contro Cosa Nostra. Mi spiego. Lei qualche anno fa, due anni fa, ha detto Mangano fondamentalmente è un eroe perché ha resistito contro l'offensiva di chi voleva fargli dire nomi diversi, cioè quello mio e quello di Berlusconi. Mentre nel comune pensare un mafioso come Mangano, perché Mangano è un mafioso, non è un eroe, è un eroe Falcone, Borsellino. Quindi, ma questo è banale dirlo. Ma non è banale dire, cioè no. È stupefacente magari sostenere. Ma io l'ho spiegato quando ho detto un eroe, ho detto per me è il mio eroe, il mio, non è un eroe, non è Pietro Micca. Ma questo... È stato il mio eroe perché uno che è stato messo in galera ammalato, lo hanno continuamente sollecitato a fare il nome mio e di Berlusconi, lui ha detto ma io non ho nulla da dire. Ma lei, il senatore della Repubblica, poteva usare tutti gli strumenti governativi, parlamentari, per denunciare e perseguire questo fatto e non definire, credo, un eroe un mafioso. Al di là di questo... Mi condannino per eccessiva verbosità, no. Non lo so. Poi, l'altro aspetto è che, come dire, ci sono comunque delle frequentazioni che lei non ha mai, per esempio, o negato, o smentito, o non ha mai preso le distanze. Per esempio, parlo di Cinà. Era un signore che girava con un foglio di carta in tasca e quando sono uscite le prime notizie negli anni 90 me lo faceva vedere, guarda, c'è scritto nulla nella mia fedina penale. Questo era Cinà, io l'ho conosciuto, era il papà di un ragazzo che giocava nella società. Tutta Palermo società, sapevano che era legato a Bontade e Teresi, parenti, ma capirai, ma a Palermo quante persone sono legate per parentele, cuginanze o amicizie, ma non per questo possono essere dichiarati mafiosi. Io Cinà, continuo a dire, era un amico caro, con il quale ho passato dei momenti anche, diciamo, brutti, perché avevo un figlio molto bravo, era un ottimo giocatore, che a un certo momento aveva avuto una brutta malattia e che io ho aiutato a curarlo all'Istituto Rizzoli di Bologna, il papà è venuto. Cioè, io ho vissuto delle cose familiari con Cinà, ma mai mi è apparso un delinquente di Cosa Nostra. Cioè, non ha mai avuto un dubbio sulle sue frequentazioni. Ma non esiste, le sue frequentazioni a me non anche le sue, dico, anche Mangano che l'ha rivisto, cioè questi personaggi... Scusa se ti interrompo. Io vorrei mettere in relazione questa domanda di Nuzzi con la vicenda di Fininvest e successivamente di Mediaset, perché lei sa che si è parlato di un flusso di denaro, parte in contanti e comunque dalla provenienza non chiara,
che ammonterebbe a 113 miliardi dell'epoca, tra il 75 e l'83, dentro alle casse. Noi abbiamo ospitato, sì, è stato Nuzzi a portarcelo due settimane fa, Massimo Ciancimino, parliamo proprio del meglio. No, parliamo però di sua madre, Epifania Scardino, che di fronte ai giudici Palermo ha detto: io sono stata a pranzo insieme a mio marito, Vito Ciancimino, in un ristorante di Piazzale Diaz a Milano con Berlusconi perché versavamo dei soldi. Ma questa è una cosa allucinante, cioè una fandonia assoluta.